Boh, Espio, io non ce la faccio, tienitele te. Sento non bruciarle. Grazie mille. Non ti deluderò, te lo prometto. Ora devo soltanto trovare lo spazio in cui passare con le mie ali qui sotto la lava. Oh, oh, sì, ce lo sto facendo. Sta passando. Vabbè, ma il primo tentativo. Oh, guys, avete attenzione, Espio, che bentornati in Minecraft per un'occasione molto speciale in compagnia di Luca e Crypto. Dove siete? Luca? Crypto? Dai, dove siete nascosti? Ti vedo lì in fondo, Crypto, dobbiamo esci. Uscire. Sì, dobbiamo uscire, proprio assolutamente. Uscire. Sì, oggi siamo qui per una sfida, tutti e tre. Dobbiamo diventare dei pro, perché come potete vedere, Crypto è nuovo della compagnia e deve fare un bel po' di pratica. E a questo punto conviene anche a me e a Luca rispolverare qualche nozione di Minecraft. E abbiamo quindi deciso di fare una visita a questo centro di addestramento per Minecraft. Che dici, Luca? Oh. Crypto, andiamo? Ci tuffiamo? Soltanto ho sentito parlare, ho letto il volantino. Che cacchio? Ok, si inizia bene. Luca, l'hai già rotto? No, non l'ho rotto io, smettila, doveva fare sempre così. Ma mi pare di aver letto che il nostro obiettivo è quello di trovare 5 oggetti nascosti all'interno di questa stanza. Ovviamente sono protetti, però, da precisi meccanismi che noi dobbiamo conoscere e imparare a superare in qualche maniera. Quindi date un'occhiata intorno, perché non si sa mai cosa potrebbe esserci succedere. Poi ci sono dei bottoni. Credo di averlo trovato. Come hai trovato qualcosa? Subito! Ah, aspetta, Espi, vediamo se... Dai, l'hai visto, Espi? Quale? Cosa? Che cosa? È come quello che abbiamo fatto È come quello che abbiamo fatto l'altra volta! Oh, dei migliori nascondigli! Dei passaggi segreti. Che figata! Abbiamo ottenuto lo smeraldo. Il primo è nostro. Ah, okay. Lo tengo io, facciamo così. Li tengo io così tutti quanti possono vedere a quanto siamo. Allora, gente, dobbiamo aprire le nostre menti. Cercare di capire quali sono i nascondigli migliori che possono essere... Ah! Mi sono fatto male qui. Sto prendendo danno, ma da cosa? Mi sa che sono i magma block quando fanno quel rumore lì. Davvero? Vabbè, non allora so cosa serve. Perché non lo so lì? Infatti, cioè nel senso che sono qui per prendere danno. Magari con il danno si può sbloccare qualcos'altro? Bah, non lo so. Ma aspettate, avete dato un'occhiata a tutti i vari quadri che ci sono qui intorno? Quanti ce ne sono? Ce n'è uno qui? Questo no. Ok, questo? Non è che questo è un passaggio segreto? Quale? Ho già controllato quello. Vediamo questo invece sì! Oh, guarda! Quale? Quello più insospettabile. Perché ci sono tutte queste chest? È qua, quella grossa. Dove? Eccolo qui, il totem. Lo senti, Espi? Vieni qua. Quando giri questo, senti che fa un rumore? Fa un click? Sicuro di non avere le allucinazioni sonore, Luca? No, ho fatto un click. Non devi bere prima di registrare. Cos'hai fatto? Cos'hai attivato, ho Luca? Ho mangiato un pezzo di torta e si è aperta una porta. Mamma mia, che bellezza. Ok, perfetto. All'interno di questa cosa torta, cosa c'è? Altre chest. Perfetto. Eccola qui. La mela dorata era lì in fondo. Era nella chest lì nell'angolo. Io ho le pozioni, una me la sono già bevuta. Forse ho fatto male. Ve ne do una a testa. A te quella fortunata. E a te quella del veleno, Luca, ovviamente, perché ti voglio bene. Quindi tu dici che le bottigliette vanno riempite di acqua utilizzate in qualche maniera all'interno della brewing stand? Non so, però. Puoi riempirlo il calderone con l'acqua? È vero. Magari bottiglietta dopo bottiglietta. No, non lo so. Magari siamo un hub in Minecraft e non si può veramente fare. Fatemi dare un'occhiata. Secondo me deve funzionare. Questa cosa deve fare qualcosa. Luca, mi hai buttato su. Cosa hai fatto? Io stavo saltando e tu mi hai dato un colpo. Il magma block sotto il tappeto. Ma sei sicuro che tipo è magma? Dici? Non è magari lava o cose simili? Aspetta, fammi dare un'occhiata qui. Per forza, qui ci deve essere un passaggio segreto. Davvero? Anche tu, Crypto? Ho trovato. Congratulations. Luca, sei l'ultimo. Sei l'unico che non è riuscito a superare questa prova. Mi spiace. Hai fallito. Vabbè, io mi bevo la pozione del veleno. Addio. Bravo. No, come? No, non fidarti, per favore, Luca. No, non farlo. No, non farlo, per favore. Addio, per favore. Allora, abbiamo ottenuto ben 4 oggetti su 5. Ci manca il quinto. Dobbiamo assolutamente capire come ottenerlo. C'è del legno. Boh. Che ha fatto? Crypto ha aperto qua. Cos'è? Come hai fatto? Crypto. C'è una pressure plate sotto la lava. Basta. Si è aperto qui. Aspetta. Quindi se lancio, ad esempio, questa bottiglia vuota? No, si brucia. Dobbiamo trovare un qualcosa che attivi quella pressure plate senza che si bruci, insomma. Senza che quell'oggetto che usiamo si bruci. Io ho trovato del legno. Non è che col legno riusciamo a craftare qualcosa? Un oggetto che non si brucia all'interno della lava? Abbiamo delle cobweb, quindi abbiamo delle ragnatele. Gente, con le ragnatele si può fare qualcosa? Non è che col filo si può fare tipo un'arma... Tipo la canna da pesca! Un'arma a distanza, tipo la canna da pesca. È vero. Possiamo farlo. Con la canna da pesca puoi azionare la pressure plate. Circondiamo Crypto! No, vabbè. No! Allora, una spada di legno è sufficiente? Sì, dovrebbe. Sì!
Ecco il filo. Sono pronto anche a craftare la nostra canna da pesca, perché ho tutti gli stick e il filo che ci servono. Vai, prova. Secondo te funziona? La utilizzo? Vai, sparala. Ha fatto qualcosa? Non ha fatto niente. Non ha fatto... Nope. Oh, aspetta! Adesso, sì. Ha fatto qualcosa! Ok, tutti dentro! Yes! Eccolo qua! Il diamante! Cos'hai trovato? Eccolo! L'abbiamo trovato! Livello completato! No. Mamma mia! Eccoci qua! La seconda area! Chissà quali altri segreti e altre robe dovremo scoprire in questa. Iniziate a toccare ogni cosa in giro. Però appena scoprite qualcosa, ditemelo, perché ovviamente dobbiamo capire insieme come risolvere i vari... Wow. Ho già sentito qualcosa che avete attivato? Guarda, ho aperto qua. Ma come? Vabbè, abbiamo già... Maledetta, aspetta. Crypto? È con la pala, vedi che prima la sentivo cliccare. Ah, aspetta, vediamo se riusciamo a chiudere Crypto dentro. Vabbè. È una mela d'oro. Dammi la mela d'oro e non pensiamoci più. Comunque, a quanto pare anche i quadri possono essere utilizzati. Diciamo, le item frame possono essere utilizzati per creare dei passaggi segreti. Bottoni! Oh, è vero, ci sono dei bottoni mimetizzati. Premete! Oddio, è successo qualcosa. Qualcosa si è mosso. Il calderone? Sì, è tipo il calderone sia... Aspetta, c'è un passaggio lì sotto. Prova a aprirlo. Prova a premerlo, scusa. Vai. Ancora? Ancora? Yes, ce l'ho fatta. Mi sono mezzo glitchato nel calderone, ma ce l'ho fatta. Provate anche voi. Vi aspetto qui giù. Eccoti. Ok. Perfetto. Wow. Non è nemmeno così difficile. È un bel passaggio segreto. O sopra. E ho trovato un diamante, mio Dio. Già due oggetti ritrovati. E siamo qui da veramente da poco. Mi sa che abbiamo trovato le cose più ovvie, però, di questo livello. Perché per il resto non mi sembra che ci sia troppissimo. C'è un secchio d'acqua, però. SP. Sì? Prendi l'acqua, che credo quello là non serva più di calderone. Ma guarda qua cosa c'è sotto le piante. Ci sono calderoni. Vabbè, ma cosa me ne faccio, scusami? Cioè, perché devo dare da bere alle piante? Ok, e ora? Prova con l'altro. Ok, devo prendere a quest'altro. Come ha senso? Oh, cacchio! Certo che Visto? Ha senso! Ma come avete fatto? Ma dai, ma non è vero? Ma come facevate a sapere questa cosa? Perché l'acqua la puoi usare solo nei calderoni e c'erano solo quelli. Trovate in qua. Effetti c'hai ragione. Una Cos'è? Nether Star. Ma questa è una shulker... c'è una shulker box mimetizzata. Comunque il trono Nether Star. Questo. E a questo punto, gente, ce ne mancano soltanto due. Luca, stava per morire male. Facci passare. Ok. Non volevo bloccarvi dentro. Ti odio, anzi, ti odiamo. Simpatico. Sinceramente non ho idea, dobbiamo assolutamente trovare un altro modo. Un altro passaggio segreto. Pensate alle tecniche che ancora non conoscete di Minecraft. Gli armor stand hanno qualcosa di particolare. Si può interagire? No, non possiamo prendere l'armatura perché siamo in adventure mode. Passaggi segreti, aspettate. Sono passato attraverso la lava. No, veramente? Ci sono i Minecraft. Ma dai. È banale come trucco, perché non ci abbiamo pensato? Eccolo qua. Trovato. Veramente una figata. Ecco. Trovato lo smeraldo, gente. Siamo a 4 oggetti su 5. Manca soltanto l'ultimo. Uscire da qua. Adesso siamo sopra. È un passaggio segreto. Guarda cosa ho notato io, che quando picchi il quadro ti fa la ricarica del... Che cosa? Che avete trovato? Guarda, Espi, cosa ho notato? Uh-huh. Quando picchi questo quadro, vedi che ti fa tipo sotto il cursore la ricarica dell'arma? È come se fosse Mentre vuoto. Tutto il resto non lo fa. Una domanda, ma gli item possono passare attraverso i quadri in Minecraft? Visto che tu puoi passarci... Io ci provo. Vabbè, tanto il secchio è utile. Utilizzo una ragnatela, non voglio buttare il secchio. Via! Una cosa a caso. Ho fatto qualcosa. Stanza sotterranea. Ci abbiamo azzeccato. Se questo è l'ultimo oggetto, siamo a posto, gente. Eccolo qui, il totem. L'ho preso, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo già finito. Dov'è che ci troviamo stavolta? Una sorta di officina. Guarda quante fornaci, guarda quanti hopper. È tipo quello del fabbro? Mamma mia. Mi sa di sì. Sì, è tipo l'officina del fabbro. Ma c'è un libro. Come un libro? Un libro. È un nether hole. Ciao Kelsey, mi puoi ricordare come si fanno a fare più vasi resistenti al fuoco? Vasi resistenti al fuoco? Si possono e... fare? Inoltre ho sbagliato a fare dei banner, insomma gli stendardi. Li puoi lavare per me, ma non usare il mio lavandino. Amo il mio lavandino. È un diario scritto da un pazzo, a quanto pare. Non so quanto possiamo fidarci. Però diamoci un'occhiata in giro, perché secondo me questa è una delle... zappa. Ok, la prendo. Thank you. Che può rompere i Nether World, quindi in pratica questi cosi schifosi qua, giusto? Guarda in questa chest. Quanta roba! Ma ci sono un sacco di enchanting book. E poi... ma c'è troppa roba. Ci sono i boots di ferro, quelli di... Ma cosa ce ne facciamo di tutta sta roba? Mi sa che questo livello è veramente
tanto tanto difficile. Ci sono acqua, c'è lava, ci sono i Netherworlds. È pieno sacco di Roma. Cose, di ari. Qui infatti esatto. Dice che promemoria aggiusta la seconda lampada per le fornaci. Sembra di sembra che sia rotta. Beh, bisogna aggiustare la seconda lampada. Come? Aggiungendo della redstone, sostituendola. Cosa significa? Come si può aggiustare una lampa in Minecraft? Vediamo un'occhiata qua. Guardate cosa questo ho trovato. È complesso, Questa forse è la soluzione. Ma aspetta, perché l'ho persa? I pantaloni e le mutande? No, no, aspettate, qui c'è stato un piccolo problema. Qui c'era un Ender Pearl, l'ho messa nell'inventario e mi è scomparsa. Guardate cosa ho preso. Che hai trovato? Era lì sopra, in cima. Nemmeno l'avevamo notata. Bellissimo, quindi possiamo planare. È il vecchio trucco per passare nelle cose alte un blocco. Mi sa che è quello. Quello che abbiamo usato anche nell'altra mappa. Ogni volta troviamo i vecchi trucchi utilizzati nelle altre mappe. Qua c'è il lavandino che dice che non deve essere toccato. Molto interessante. Teoricamente, se prendiamo un secchio e lo svuotiamo, potrebbe succedere qualcosa. E perché dice anche di lavare i banner? Avete trovato qualche banner? Sì, qua ci sono un sacco di banner. Orange banner. Dove? Ma possiamo lavarli così, tranquillamente? No, col destro credo che li puoi lavare. Ah, capisco! Dai, veramente, si possono lavare queste cose. Ok. Ok, guarda, abbiamo fatto decisamente guarda. Qualcosa. Cosa si è aperto, Luca? Dove sei? È aperto il passaggio segreto. Figata. Aspetta, vediamo. Eccolo qua, il diamante. C'è una... trovato. Che cosa? Guarda qua. Quella sopra c'è una faccina che sorride. Guardate qui invece. Cos'è? Che cosa? E redstone. Bella la redstone. Teoricamente con quella possiamo sistemare la lampada. Dici che la possiamo posizionare? Forse anche, sì. Anche il carbone, no? Se ci è permesso posizionarla in questa mappa. Oh no. No. Allora dobbiamo sostituire questa lampada in un'altra maniera. Anzi, io dire la verità non so nemmeno qual è la seconda lampada. Cioè da destra o da sinistra? Vabbè, ma questo era semplicissimo. Guarda qua. Oh no, ma dai, ma veramente. Ma cos'è sta cosa? Ma questo è un quadro messo al contrario. Ma dai, ma che troll. Che cosa assurda. Eccolo qua il totem. Ho anche trovato delle strane pozioni. Ma mi sa che tutte queste sono cianfrusaglie. Non dobbiamo nemmeno calcolare. Era fatto davvero, davvero bene. Esatto. Ah, io gente l'ho ancora zappato in Netherworlds. Uno, esatto, due, non tre. Non potevi prenderli su. Fatto. Però non so cosa farmene adesso che li ho nell'inventario. Luca, non morire. Non morire. Io ho visto una cosa. Cos'hai ho visto? Visto una cosa. Ma non è con i Nether Wars dobbiamo craftare la pozione di resistenza al fuoco? Mi no, sa di sì. No, guarda no, su, no, no, no. Guarda su cosa c'è. Ma scusa, ma. Ma mi devo bruciare. Ma bruciati un po'. Ah, ok. Un pistone che si apre e fa cadere della lava. Scusa, dell'acqua che spegne il fuoco. Ops. Quindi, Aspi, per fare quella della resistenza al fuoco, devi alimentarlo col Nether. Blaze. Poi ovviamente sì, la devi rendere, insomma, la devi preparare con il Netherworld. Esatto, che è la consistenza la di base. Esatto. Esatto, la base proprio. E poi serve il magma cream. Eccoli ok, i magma cream li ho visti anche qui. Sono un pochino dappertutto. Tieni. Ah, ok. Perfetto. Vuoi te, tieni, te li do. Ok, pronta così, magma cream. Ok, dai, speriamo di ottenere la pozione perfetta. E una volta che l'avremo, secondo voi, cosa riusciamo a fare? Cioè, anche se siamo qui, cosa... Andare magari... nella lava. È vero, ah è vero, madonna, come ho fatto a non pensarci. Sì è vero, secondo me sotto la lava c'è qualcosa di particolare. È pronto. Prendete una pozione a testa e tuffiamoci. Vediamo Andiamo. Che succede. Aspettate. Via. Sì, ci abbiamo azzeccato, c'è qualcosa qui sotto. C'è qualcosa qui c'è sotto. Qualcosa? Non riesco a capire cosa. Siamo in troppi. Aspetta. Qua c'è un'apertura. Davvero? Devi utilizzare le ali per caso, Luca? Oh, riesci a utilizzare le ali sotto la superficie? Se vuoi ci provo io, Luca. Boh, io non ce la faccio, tienitele te. Sento non bruciarle. Grazie mille, ci proverò, vedrai. Non deluderò le tue aspettative. Tanto sto continuando a bruciare come uno schifo, ok? E dove sta sto blocchetto? Eccolo qui. Oh, sì, ce lo sto facendo. Sto passando. Vabbè, ma al primo tentativo. No, al secondo, a dire la verità. Guarda, mamma mia, che spettacolo. Il problema sarà tornare, non so esattamente come tornare. Ed ecco qua. Cosa c'è? La Nether Star, l'ho presa. E quanti ce ne mancano? Abbiamo uno, due, tre... soltanto tre? Mio Dio, stiamo facendo un pochino schifo su questo terzo livello. Ce ne mancano ancora due. Io pensavo ce ne mancasse uno soltanto. Beh, gente, io ho finito qui. Penso di poter tornare. C'è la scorciatoia. Escape button here. Va bene. Buongiornissimo. Ah, ok. Esco dall'acqua, perfetto.
Ah. Ottimo, quindi una è l'entrata e l'altro l'uscita. Ragazzi, continuate a guardarvi intorno, vedrete che presto troveremo il prossimo indizio. Quindi, gente, questo era come passare da essere noob a pro in Minecraft attraverso tantissime stanze con un sacco di segreti. Non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti se volete la seconda parte di questa incredibile avventura con Luca e Crypto. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao!